Per gli amici Sport a chilometro zero siamo ospite della Sansovina insieme al nostro presidente Alessandro Iacomoni, che ringrazio per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E comunque Alessandro, è arrivata voce che dopo la finale playoff avevi dato le dimissioni, cosa c'è di vero? Buonasera, buonasera a tutti. Guarda Antonio, ti dico la verità, è tutto vero, perché comunque dopo due giorni che avevo un po' sbollito la situazione ho rassegnato le dimissioni per quello che riguarda il mio ruolo di presidente della società, ma questo non per quanto riguarda il risultato sportivo, perché io credo che abbiamo fatto un'annata, una grandissima annata, ma per quanto riguarda episodi e comunque situazioni di tutto l'anno che sono stati abbastanza spiacevoli. E quindi che succede adesso? Ma guarda, che succede? Poi è venuto fuori tante situazioni, tanti messaggi ricevuti da parte anche dei bambini. Guarda, la cosa che mi ha toccato bene, più il cuore, è stata questa. Tanti bambini che comunque mi hanno cercato, press, non smettiamo, non facciamo questo. E credo che comunque andremo avanti per quello che è il bene della Sansovino. Ma deve essere veramente il bene della Sansovino, perché io credo che e fare del bene a qualcuno vuol dire volergli bene, stare vicino e cercare sempre di fare il meglio per una società o una persona, non dirlo a parole e disfare tutto in altre situazioni. Certo, anche perché qui ci sono due certezze: la passione per il calcio, ci mette anche la passione per il paese di Montesansavino, ma soprattutto c'è la certezza di una società solida. Guarda, io le inverto, io dico una passione per Montesansavino intesa a 360 gradi e poi una grande passione per il calcio. La solidità societaria, io credo che da questo punto di vista sfido chiunque a trovare società, ce ne sono tante solide come noi, ma noi credo che quello che abbiamo fatto negli ultimi anni ha lasciato veramente il segno. Ma credo che la cosa più importante che deve fare Montesansavino, che deve fare tutte le persone che dicono di voler bene alla Sansovino, è quella di volergli bene veramente, e volergli bene vuol dire stare vicino alla società, stare vicino alla squadra, stare vicino allo staff, perché tante volte ci riempiamo la bocca, ma però stando dietro una tastiera di un cellulare o comunque con commenti, non mettendoci mai la faccia, disfacciamo tutto. Ci sono anche per figure accostate alla Sansovino, direttori, dirigenti. Te lo sai meglio di me perché vivi in questo calcio. Io voglio dire chiaramente questo: io reputo che la società è una società strutturata, solida, fatta da un gruppo di amici che si vuole divertire e portare avanti un progetto. Le persone che devono venire a Montesansavino a farsi dai dirigenti, a farsi dagli staff, a farsi dai giocatori, sono scelte dalla società, non sono né raccomandati né gente che pensa di venire qui a svernare. Noi durante l'anno facciamo delle scelte, giuste o sbagliate, condivisibili o non condivisibili. Chi viene a vedere la partita o anche a fine partita è liberissimo di criticare, ma c'è un limite a tutto, e io credo che questo limite sia comunque un limite morale e un limite umano che non può essere prevaricato. Anche perché se guardiamo dietro, intanto il tuo avvento ha fatto continuare la vita della Sansovino, la vita sportiva della Sansovino. E poi ci sono i tre campionati, uno vinto e due arrivati in seconda posizione. Guarda, io credo che il mio avvento è stato comunque una cosa portata da un gruppo di amici, perché io sono stato trascinato dentro da un gruppo di amici che attualmente sono ancora dentro la società. Io credo di aver portato entusiasmo, ma un entusiasmo sano, che è quello che ci vuole per vivere e per ottenere dei risultati, sia sportivi che comunque di entusiasmo. Io dico questo, che alla fine abbiamo vinto un campionato, siamo arrivati due volte secondi e nonostante tutto abbiamo comunque lavorato su impianti, su strutture, ma questo non vuol dire che chi ha un bel campo è scontato che vinca. Non è così, perché ci sono società strutturate come noi, con le ambizioni come noi, che comunque hanno tanti anni passati come la Sansovino, che comunque ogni anno te le trovi lì a lottare con te, e se noi siamo qui a lottare vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Bisogna fare un ultimo salto, che è quello di non vivere di ricordi, ma di vivere del presente e di quello che ci può dare il futuro. Perché che la Sansovino è stata in Serie C, tutti lo sappiamo, e questa è la storia, nessuno la rinnega, anzi ci dà grande forza e grande lungimiranza, ma si vive del presente. E per costruire un futuro importante bisogna lavorare tutti assieme, costruendo e non disfacendo le situazioni. Il presente.
tante ragazzine che il sabato vediamo al Diaz e il mercoledì vediamo qui alle Fonti. Guarda, il presente è fatto di questo, e ti dico il motivo perché comunque sono stato veramente toccato nel cuore, è stato questo, tutti questi bambini, tutto questo grande entusiasmo, perché poi questi bambini che si allenano durante la settimana sono quelli che vengono a tifare la domenica assieme ai genitori, e questo è uno degli aspetti più belli. Il settore giovanile verrà affidato a Gabriele Coradeschi e comunque sarà lui responsabile per la prossima stagione del progetto che comunque verrà portato avanti. Verrà affiancato da Remo Banchetti e da tante altre persone che sono Deborah, Gianluca, Marco Mezzetti, Marco Rampini, insomma un gruppo di persone importanti che porterà avanti il progetto del settore giovanile. Ma non solo, io credo che voglio fare pubblicamente un ringraziamento a tutte quelle persone che gratuitamente, solo per passione, ci aiutano a costruire e a stare vicini alla società 365 giorni all'anno. Ne parli con entusiasmo e questo mi lascia intendere che il progetto andrà avanti. Guarda, io sono così, sono una persona che porta e mette sempre l'anima, nonostante tutti gli impegni lavorativi, perché credo che tutti gli impegni lavorativi, a me piace le cose e farle bene. Farle bene vuol dire comunque avere il supporto di tante persone, avere gente che si sta accanto e comunque sempre sognare, ma sognare, ragazzi, vuol dire anche essere consapevoli che arrivare secondi è una grande stagione. Certo. E quindi questo vuol dire che comunque ogni anno sei stato lì a lottare, ogni anno sei stato lì a combattere per qualcosa. Io voglio dire questo, che chi vuole bene a Sansovino e crede che uno faccia che possiamo fare qualcosa di positivo, deve essere costruttivo e non disfattivo. Questo è il filo che fa fare bene o non bene alle cose. Certo, questo qui è alla base. La curiosità però, per quanto riguarda il prossimo anno, sull'allenatore, cosa mi puoi anticipare? Il prossimo anno abbiamo definito proprio in questi giorni che Giulio continuerà a essere il direttore. Con Giulio abbiamo massima fiducia perché lo reputiamo una persona capace e competente. Collaboreremo sempre tutti insieme perché comunque questo ci fa anche divertire, e il mister è confermato a pieni voti Enrico Testini con tutto lo staff, perché noi abbiamo una grande fiducia in lui e crediamo che abbia cominciato un lavoro importante, ma per costruire, io faccio un esempio di una società che secondo me è da portare come esempio, che è la Terranovese, che comunque ce ne sono tante altre come la Terranovese, però porto loro perché li conosco e sono degli amici. Loro sono 10 anni che comunque hanno cominciato un percorso e ora si trovano all'apice. Se io guardo, mi giro indietro e vedo che sono 3 anni e siamo qui tutti gli anni a lottare, credo che stiamo facendo un grande lavoro. Domenica, la squadra femminile alle Fonti. Eh sì, le ragazze... Giocherà la sua finale nazionale. Le ragazze hanno fatto un grande percorso perché comunque hanno fatto qualcosa di unico e strepitoso. Io credo che ci hanno insegnato veramente che il gruppo va avanti a tutto, anche alle qualità dei singoli, quindi questo ci insegna tanto anche a noi società. Domenica saremo tutti presenti allo stadio perché comunque è un momento importante e storico per la società, e tiferemo tutte le nostre ragazze perché ottengano quello che non vogliamo dire. Bene, grazie e buon lavoro, e soprattutto ci ritroveremo presto per parlare della Sansovino e della Sansovino Bomber. Grazie a tutti voi.